Ciao a tutti cacciotti, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraft Ita. Allora, oggi è il 24 dicembre, come so sto registrando questo episodio di Natale, sì, di Natale, di mattina, è anche mattina presto, ma va bene, è l'unico modo, altrimenti poi non troverai il tempo. Domani non so se ci sarà Minecraft Ita, cercherò stasera, cioè ieri, no, stasera, sì, questo è sceso. Insomma, oggi cercherò di trovare un ritaglio di tempo per fare sta cosa, cioè per continuare il progetto. Vorrei farvi notare che come dall'anno scorso, il 24, il 25, mi pare anche il 26, ci sono le ceste natalizie. Non è una skin che ho messo io, sto usando la skin standard. Semplicemente c'è questa cosa che hanno fatto i programmatori di Minecraft. A Natale le ceste diventano rosse, le doppie ceste diventano verdi. Purtroppo non hanno aggiornato per le ceste quelle da trappola. Vedete, questo è il segnalino rosso. Sono fighe, però così, piccola aggiunta, insomma. Allora, durante il live di ieri, perché siamo andati in live, eravamo più o meno 7-800. No, 6-700. Abbiamo continuato il tunnel. Siamo arrivati più o meno alla fine. Lo faccio vedere. Corri. Oh, il volume di fistra basso. Vabbè, meglio, meglio. Meglio averlo basso perché giustamente mi avete fatto notare che io dico sempre il volume alto e il volume alto, però io ho il volume alto nelle cuffie, quando abbasso, invece poi abbasso il volume del gioco, quindi voi lo sentite basso. Così dovrebbe essere ok. Come vedete ci manca giusto quest'ultimo tratto. E oh, che figo, quelle ci sono natalizie qua. Non so perché, ma mi piacerebbe un restyle delle ceste. Vabbè, torniamo a casa velocemente perché oggi si parla del Nether. Oggi si parla del Nether, abbiamo raccolto tanto quartzo nello scorso episodio, spero basti, nel caso lo trasformerò in slab se in caso non bastasse perché non c'ho decisamente voglia di andare a farmare altro quarzo. Clay ne abbiamo abbastanza della cesta. Scusate ragazzi, ma ho mal di gola boia, quindi ho fatica a parlare perché fa un male boia. Però stavo dicendo, abbiamo un bordello di clay, tipo 3 stack. Considerando che voglio farci solo tipo le mura della base, secondo me potrebbe anche bastare. Poi comunque non è un problema perché, cioè, era di qua, vero? Ecco, no, neanche 2 stack, cazzo, 2 stack, 1 stack, merda. Ok, mi sa che mi tocca farmare un po' di clay. Vabbè, non sarà un problema decisamente perché abbiamo il clay, abbiamo il bioma apposta. Qui abbiamo un po' di robe però che non mi interessano. Ok, allora andiamo a farmare, ci vediamo. Sì, cioè, non mi interessa. Ci vediamo tra poco. Perché c'è una gallina nel Nether? Senti, non è che mi... Io vorrei delle McNuggets, esattamente, tipo... Oh! Vorrei tipo delle McNuggets, no, merda, vabbè. Allora, mentre andiamo a raccogliere... quarzo, non ho il Siltouch però. Mentre andiamo a raccogliere clay, voglio parlare un attimo di una cosa tecnica che riguarda Minecraft. Allora, alcuni di voi mi hanno detto che faccio pochi FPS perché, che poi vabbè, pochi. Io dico pochi quando faccio 50-60 fps. In realtà so che per altri sono tantissimi FPS. Non so quanto pagherebbero per vedere questa cifra di FPS. Wow. Che è? No, eh. Non mi guardare, non mi guardare. Allora, nascondiamoci un attimino. Nascondiamoci. Ok. No. Dio buono. Come on me, bro.
prendo, eh. Mannaggia, quello era close. Ok, è morto. Mamma mia. Stavo dicendo, qui mi avevo detto, togli la limitazione degli FPS. Ragazzi, la limitazione degli FPS è una delle cose migliori per il vostro computer. Perché quando voi togliete la limitazione degli FPS, e quando ad esempio andate nel menu e vedete che fa 300-400 FPS, voi dite, che figo. Non è così tanto figo perché consumi. Oh merda, no, qua no. Consumi un botto. Più FPS fai, più consumi. Funziona così, perché più frames generi, più consumi. È così. Quindi io vi consiglio sempre di limitare i vostri FPS. Tanto 50-60 FPS sono comunque un botto. Normale, se limitassi gli FPS, non so, aspetta, mi sono fatto il piccone apposta, cazzo. Se mi limitassi tipo gli FPS a 30, la sarebbe un po' una cazzata. Perché non mi trovo bene io con gli FPS a 30, la trovo molto scattoso. Ormai sono abituato con tipo 60. 60 è il minimo con cui riesco a giocare seriamente. Ma c'è un altro colore qua sopra? Sì, questo è marrone, merda. Quindi, ecco, non è così male limitare gli FPS. È utile. Come quelle persone che giocano tipo, non lo so, Battlefield, Call of Duty, cercano di fare gli FPS maggiori per hobby, va bene così, ma se uno ci deve giocare, quando uno limita gli FPS a 60, ma limita non nel senso che tipo, non lo so, cazzo ne so, magari, tipo, è il massimo che può raggiungere, della serie che, sì, è il massimo che può raggiungere. Ma anche se tipo se ci sono esplosioni o così, non ci sono frame, non ci sono drop, scusate, rimane fisso a 60. Più o meno così, no? Non vedo l'utilità di vedere 90 FPS in un gioco. Proprio non ne vedo l'utilità. 60 è già più che godibile e tutto quanto. Il mio PC regge tranquillamente fino tipo ai 100 FPS in Minecraft. Però sarebbe uno spreco, un grandissimo spreco. Comunque ora finisco di raccogliere qua un po' di clay. E ci vediamo nel Nether. Quello è il progetto. Ok, iniziano i lavori. Soprattutto presso un po' di roba. Anche i coloranti. Allora, i colori con cui voglio andare, ho fatto delle prove in creative. Allora, l'idea iniziale era usare la stone, però dopo, cioè non mi piaceva tanto come il contrasto che aveva con il vetro, e quindi ho provato con la clay, e il colore che si avvicina di più al colore della clay è il cyan. Quindi useremo quello. Devo fare così? Eh no, devo fare uno più basso. Il colore invece del vetro penso lo faremo un azzurro chiaro, light blu. Ma per prima cosa riempiremo qui di terra, perché abbiamo bisogno di uno spazio confortevole per lavorare. Quindi, tipo così. L'eccesso poi lo leveremo. Sempre arco alla mano perché cazzo, i ghast rompono sempre le palle. Allora, sarà di forma circolare, ovviamente, manco a dirlo. E sarà un po', per chi si ricorda, come la base dell'End, cioè un po'. Sarà abbastanza simile, con più dettagli, però abbastanza simile alla base dell'End della scorsa stagione. È molto più figa questa, se devo essere sincero. Però. Mi serve un piccone di ferro. Serve un piccone di ferro perché questa ha poca durabilità. Sì, mi serve. Dovrò scavare anche qua dentro. Perché infatti prenderà solo una parte di questa cosa. Anche se mi toccherà fare così anche qua. Ok. Vado a prendere sto piccone di ferro. Libero sta zona e ci rivediamo subito dopo. Sapete che vi dico? Non c'è voglia di picconare. Divertiamoci un po'.
TNT, 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 la, TNT. Allora, la TNT. Come la metteremo mai la TNT? Lo so, ci avrei messo molto meno tempo. What the fuck are you doing here? Eh no, eh no. Parliamone. Cazzo fai? Oh, bestia. Dov'è? Ah, t'ho fottuto! Vero? Sì, fottuta! Ah, uno qua. Uno qua. E uno qua. Vediamo come va questa. No, facciamola. Facciamolo gigante, tipo. Anche una qua, anche una qua. E anche una qua. Vediamo se fa qualcosa di carino. Ah, merda, ma è vero, cade. Attenzione, attenzione! Nice. Nice. Ah, this is so nice. Ok, basta, dovrei smetterla. Sembra un pervertito. Ok, leviamola là. No, questa pozzanghera la lasciamo perché è estremamente figa. Questa la si leva invece. Ok, dammi un attimo questa. Tutta la terra. Ok. Mi basta lo spazio. Vediamo. Uno, due. Dammi un po' di terra. Uno, due. Uno, due. No, non ce la si fa. Eh no, mi tocca coprirla. Peccato, sarebbe stato epico. Vabbè, come potete capire, queste sono le misure. Si parte dai 4 del portale, 2, 2, 2, 2, 4 e si ripete. Dovrei riuscire a completarlo. È un cerchio anche abbastanza compatto, come potete vedere. Non richiede manco troppi materiali, per questo che l'ho scelto. Poi qua la strada bisogna spostarla di uno e farla magari larga 2, più alzata, perché voglio crearla qui l'uscita. 1, 2, 3, 4. Oh, eh no. Mortacci tua. Ma muori male. Ancora vivo sei. Cafone, cafone. Cafoni, cafoni. Siete solo dei pezzi di merda. Pezzi di merda. Per fortuna che non ho usato la netherrack per fare. Comunque, la clay non esplode al contatto con i ghast. Aggiungerei per fortuna. Se ne eravamo un po' fottuti. E quindi. Ci basterà completarlo così. Un, due, tre. Eh no, eh. E mi ha rotto le palle, eh. Eh no, che poi è. E allora. E andiamo. 4. 1, 2. E allora, basta, parliamone. Guarda che ti picchio, eh. Ti picchio. Guarda, te l'ho detto io, ti picchio. Ma, Madonna. Ora. Per la parte del vetro dovrò tornare nel Nether a cogliere un po' di sabbia perché non ne ho di sabbia e quella che avevo l'ho usata per fare la TNT. Quindi, sento anche un creeper di merda io però. Un creeper, uno zombie. Tipo, un coso. E ne approfitteremo anche per fare la parte superiore, così poi sarà più facile chiudere il tutto. Spessore 2. Spessore 2 perché. Ma non lo so perché, ma semplicemente pensavo ci stesse bene, spessore 2. Ah, e poi bisogna fare anche una protezione a tutto, perché il soffitto lo voglio fare in lana. Perché con il vetro azzurro ci sta benissimo la lana azzurra. No, nemmeno, non è azzurra, è proprio color ciano anche quella, mi sa.
No, errore. E quindi bisognerà proteggerlo, penso, con un'armatura in Stormbreaks o qualcosa del genere. Ok. Attenti qua alla lava, mi raccomando. È così, sì. Lo sto facendo insieme a voi, così magari se volete costruirlo potete farlo. 1, 2, 3, 4. Ok. E semplicemente lo finiamo così. Ora, per il pavimento utilizzerò il quarzo. E ne ho preso tanto anche per questo, perché il pavimento è un po' particolare, c'ha molti dettagli. Ah, per prima cosa bisogna eliminare tutta sta zona qui, perché non è necessaria, anzi, è di intralcio. E al posto di questa metteremo una composizione di quarzo composta da blocchi di quarzo cisellato e cisellato, non cisellato, e slab. Più creativi di voi avranno già immaginato cosa voglio fare, quelli meno creativi di voi non sanno un cazzo. Allora, partiamo da questo presupposto. Questo gas mi sta facendo impazzire. Allora, mettiamo una zona spessa 2 davanti a ogni blocco. Quindi anche qui un quadrato 2x2, anche qui un quadrato 2x2. Qui, quadrato 2x2. Qui, rettangolo. Sempre alto 2. E così per tutta la struttura. Lo farò off camera perché ovviamente questa è un po' pallosa. Ok, ultimi blocchi. Allora, questa è la base, ma anche questa l'andremo a modificare poi, sostituendo questo cerchio interno. Anzi, sì, questo cerchio interno con i blocchi cesellati. Per ora andiamo a creare degli slab. Uno stack dovrebbe bastare, spero. E andiamo a riempire tutta la zona all'interno. In questo modo. Sa che uno stack non basta, ma dovrei avere abbastanza quarzo. E se non ho abbastanza quarzo, fanculo, non lo finisco. No. Vado a prenderne altro, ma penso lo rimanderò al prossimo episodio in quel caso. Ok. Si fa così. Al centro poi ci sarà una zona un po' rialzata. Ma chi ha memoria della scorsa stagione, penso che avrà già in mente un po' come sarà. Ecco, manca una decina di blocchi, mi sa. Eh sì, mi sa proprio una decina. Facciamo così, 12 blocchi. Boia. Ok. Quello era Facebook. No, ragazzi, nessuno vi caga. Era il mio Facebook. No, che okay, sta scherzando. Però ho sempre voluto dirlo. Ok. Questa sarà la base. Qua bisognerà levare ancora una buona parte di roba. Perché mi dà particolarmente fastidio, dato che lì ci andrà il soffitto. Via, via, via. I don't give a shit about you, bro. I don't give a fucking shit about you, bro. Ok. Ma poi andremo a vederlo meglio. Mettiamo questa qui sul 5. Possiamo levare la terra. Tanto non ci serve. E anche antiestetica. Ok, il prossimo passo sarà quello di fare i blocchi cesellati. Ora, non mi ricordo come si fa. Penso così. Esatto, così. Ce ne serviranno. Allora. Più 16, 20. 20 più 40 blocchi cesellati più o meno. 40 blocchi cesellati sono 8. Eh no, eh no. Can lurido! Dove sei? Dove? Muori, cane! Purtroppo il quarzo non è resistente alle esplosioni, quindi mi sa che creeremo. Allora, qua ci creeremo una bella armatura di terra per ora. Che
anche se non è molto bella. E prossimamente la faremo di blocchi di cobblestone o stone bricks. Però la terra andrà più che bene. Ok, per fortuna che non ha fatto esplodere anche il quarto, sennò magari i bestemmia, ragazzi. Ok, abbiamo bisogno di circa 80 blocchi. 80 blocchi sono tantini. Allora, così dovrebbe bastare. Quello che dobbiamo fare è sostituire questi qua. Tutto il cerchio esterno. E questo aggiungerà un botto di dettaglio, credetemi. Ho provato tutto in creativa, naturalmente, prima di fare tutto ciò. E mi è piaciuto molto. Non l'ho provato nel Nether, l'ho provato nell'Overworld, ma penso che il risultato più o meno sia lo stesso. O almeno spero. No, cazzata. Here we go. Mancano 17. Dammeli tutti. Guarda, se perdo del quarzo anche solo un blocco, vado a pigliare. Perché con quel cazzo che costa. Madonna. Ecco, sta anche laggando. Per l'illuminazione, ma vacca di quella positrona negativa. Per l'illuminazione useremo della semplice glowstone, però la nasconderemo un pochino in modo da farla venire figa. Ok, ho fatto bene i calcoli, sono contento, perché questi altri 4 blocchi andranno qui al centro. Proprio qui. E in questo modo. Poi, se proprio vogliamo, ci sarà ancora qualche modifica da fare, ma penso che la faremo nel prossimo episodio. Quindi, per questo episodio è tutto. Broom. Io vi saluto. Ciao a tutti. Buon Natale.